sotto le ultime luci del tramonto biellese. Certo, non vale come un tramonto sul mare, ma in questa bella location fa la sua parte anche l'occhio. Un benvenuto a Oscar Farinetti in questa ultima serata del Festival di Fuoriluogo. Grazie davvero della sua presenza. Grazie a voi. Oggi partirei dal Made in Italy, chiedendo se questa filosofia, perché poi credo che sia una filosofia, un'idea di intenti, una linea, possa in qualche modo dare una mano forte, decisa alla ripresa del nostro paese, specialmente in questo periodo economico e sociale. Ti rispondo subito, voglio solo correggerti sul tramonto, potevi confrontarlo con un tramonto sulle Langhe, che è anche altrettanto bello, sono colline. Ma questo non è da meno, e siamo in una location fantastica, sì, che ha segnato la storia del nostro paese. Tu sai che fu la marmora a dire Bujaneng, certo, ai suoi soldati, certo, e allora noi piemontesi ci becchiamo questa caratteristica di gente che non si muove. Infatti ho scritto un libro che si intitola Never Quiet, ecco, mai quieti, che è il contrario di Bujaneng, hai capito? Made in Italy, hai centrato il tema, vedi? Nessuno di noi decide dove nascere, tu hai deciso dove nascere? Assolutamente no. Nessuno di noi decide dove nascere, quindi è puro culo nascere nel più bel paese del mondo, che ha questa, ricordiamocelo. Che ha questa caratteristica di bellezza infinita, grazie a generazioni di italiani un po' più fighe di noi, che hanno fatto robe belle, robe molto importanti. Noi oggi godiamo di questa bellezza e quindi dobbiamo smetterla di essere orgogliosi di essere italiani. Questa è una roba da centrodestra e da sciovinisti. Noi dobbiamo essere riconoscenti di essere italiani e farci perdonare il culo pazzesco che abbiamo avuto di nascere in questo paese. E il modo di farcelo perdonare, ognuno lo interpreta come vuole, tu magari adesso hai tanta strada, tanta vita davanti, lo troverai nei tuoi studi e nella strada che prenderai. Io ho deciso di farmelo perdonare prendendo i grandi prodotti manifatturieri nel campo del cibo del nostro paese e portarli nel mondo, per ricordargli la meraviglia del nostro paese e spiegargli che l'Italia non è soltanto pizza, mandolino e pasta. E valanghe di stereotipi. L'Italia è tante, certo, altre cose, è anche Lessona, è anche merluzzo, è anche acciuga, è anche polenta, è un, certo, sacco di roba. E quindi il mio modo di farmi perdonare la fortuna pazzesca che ho avuto di nascere in questo paese è il Made in Italy, cioè andare a portare il prodotto vero italiano nel mondo. E non passo il tempo a lamentarmi, come fanno tanti, delle imitazioni, dell'Italian sounding. Si lamentano nei convegni, hai notato? Nei convegni si lamentano. Io ho alzato il sederino dalla sedia, sono andato a New York, sono andato a Hong Kong, sono andato in Cina, sono andato a Dubai, sono andato a Toronto a raccontare la meraviglia del cibo italiano. Perché questo è il nostro futuro. Noi siamo condannati a vendere bellezza al mondo. Arte, cibo, abbigliamento, mobili, meraviglie. Non rovinare, e dobbiamo però, farlo. Anche. Eh beh, non dobbiamo rovinarlo, no? Anzi, dobbiamo curarlo come ha fatto il proprietario di questa casa fantastica che ha dedicato la sua vita a raccontare la storia della marmora, dei Savoia. Io credo molto in questa attività perché è un pezzo di storia, vedi? Senza, certo, storia non c'è futuro. E l'unico modo di imparare il futuro è studiare la storia. Però non a compartimenti stagni, intendendo la storia come qualcosa di staccato da noi, lontano, anni luce, solo nei libri, è un unico flusso. C'è un cantautore che credo tu conoscerai, che è venuto un po' pelino prima di te, che è De Gregori, certo, che ha scritto La storia siamo noi. Certo. La storia siamo noi. È vero. Quindi altro che compartimenti stagni. Certo, assolutamente. Dobbiamo studiare la storia sentendosene partecipi. Senta, qual è la fiammella da cui nasce Italy? Un aneddoto, quel qualcosa che ha fatto innascere l'idea di questa realtà enorme. Negli anni Ottanta io vendevo elettrodomestici, facevo tutto un altro mestiere. Ero qua a Gaglianico, hai presente un paese, certo, che si chiama Gaglianico, c'era l'Unieuro. C'è ancora. C'è ancora, tanto, c'è ancora. C'è ancora. Forse si è spostato un po', ma c'è ancora. L'ho aperto io nell'88, vendevo elettronica. Mi sono domandato cosa potevo fare nella vita e quel giorno avevo un mappamondo davanti. Suggerisco a tutti di non vivere la propria vita senza avere un mappamondo davanti. Mettetevi un mappamondo in casa, è fondamentale, perché serve per capire che noi siamo un puntino in questo mondo incredibile. Il 99%, 99.17 delle persone del mondo vive al di fuori dell'Italia. Il 99.85, certo, del PIL del mondo è fuori dall'Italia. C'è il bello e c'è il brutto, e a volte il brutto è più bello del bello, anche la povera gente,
anche l'Africa, anche la gente in difficoltà, è bellissima. Ebbene, ho pensato cosa potevo fare da grande per il mondo e ho pensato che vendendo elettrodomestici non potevo, perché gli elettrodomestici era una roba creata, l'elettronica, da altri paesi del mondo, certo, e non potevo andare a offrire a chi l'aveva inventato, certo, gli altri. E quindi io ho pensato che era il cibo, che era il vecchio mestiere di famiglia. E ero a New York negli anni Ottanta. Hai presente New York? Sei già stato a New York? No, purtroppo no. Allora, quando andrai a New York, tu vedrai che ti sembrerà di esserci già stato. Perché nei telefilm, ah, hai, beh, presente, certo, il fumo, certo, che esce dai tombini, certo. Beh, New York, quella, i taxi gialli. Tu dici, cazzo, io sono già stato qua, no? Perché hai visto, certo, i telefilm. Ero a New York e mi sono detto, madonna, ero sulla Quinta. La Quinta è l'arteria centrale di New York. Okay. E io mi sono detto, siccome non do limiti alla mia ambizione, mi sono detto, Oscar, tu devi aprire un negozio di cibo italiano sulla Quinta. E ce l'ho fatta nel 2010. C'è stata una serie di passaggi. E quindi il mio obiettivo era raccontare al mondo la meraviglia del cibo italiano. Perché non è solo la bontà del cibo, è quello che c'è dietro. Le storie, le tradizioni, le famiglie, la povertà. Quello che c'è stato dietro l'Italia, i grandi cibi italiani nascono dalla povertà, la pizza, la pasta. Noi abbiamo un tipo di cucina che viene dalla povertà, perché non è ricca, capito? Certo. Non facciamo foie gras, noi non ingozziamo le nella nostra cucina abbiamo il nostro noi cuore. Noi prendiamo un po' di pasta, un po' di farina e un po' di acqua, la mischiamo e nasce viene fuori la cosa più buona del mondo. E la gente ha scoperto che è la cosa più buona del mondo. Però bisogna andargliela a fare. Come va fatta? Seguendo che cosa? Le regionalità. Certo. Perché devi sapere che la nostra penisola è la più biodiversa al mondo. Certo. Non per nostra, certo, capacità, per puro culo. Siamo in una latitudine perfetta tra nord e sud, in una penisola chiusa dentro un mare migliore del mondo che il Mediterraneo, e nascono queste meraviglie. Se tu pensi che in Italia ci sono 538 cultivar di olive, il secondo paese al mondo è la Spagna, ne ha 60. Ecco. Abbiamo 1200 vitigni autoctoni per fare vino. Il paese più figo del mondo, che è la Francia, ne ha 222, cioè noi siamo quella roba lì. Allora noi dobbiamo andare a raccontare la nostra biodiversità e dobbiamo andare con grande umiltà, non da sciovinisti. Certo. Il modo migliore per essere sciovinisti è non esserlo. Mi fanno ridere questi che adesso dicono mangiamo solo italiano, andiamo di... Ma... È chiaro che mangiamo solo italiano, siamo mica dei pirla, abbiamo il cibo più buono del mondo qua, cosa andiamo a far arrivare? Ma noi dobbiamo andare a raccontare nel mondo, coscienti, che nel mondo c'è altre storie, altre culture, altre cose meravigliose da scoprire e da rispettare. Questo è quello che ho fatto io nella vita. C'è qualche piccola realtà, qualche piccolo piatto, qualche chicca del nostro territorio che meriterebbe uno sguardo in più, un'attenzione in più? Ce ne saranno 826.212, sai, noi siamo, certo, conosciuti per pasta, certo, e pizza. Pensa alla bagna cauda piemontese, l'hai già mangiata qualche volta. È un senza acciughe perché sono vegetariano. Ma però ho paura di aver detto un sacrilegio. No, io sono fortissimamente rispettoso di qualsiasi valore. Certo. E comunque il valore del vegetarianesimo nasce da un grandissimo rispetto per il mondo animale, certo, che comprendo, certo, che comprendo. Anch'io gradatamente sto diventando sempre più vegetariano. Bello, bene, sono davvero contento. Sì, ultimamente è normale. Il problema, sai, volevo dirtelo, ce l'hai anche tu, te li sto guardando, siamo nati con due canini, questo è un problema, e andare contro le nostre origini di base è sempre un casino. Non l'abbiamo deciso noi di nascere in un mondo, certo, dove siamo costretti a mangiarci l'un con l'altro per vivere. Pesci che mangiano altri pesci, animali che mangiano altri animali, gli vegetali che tu mangi che mangiano, certo, animali, cioè è un casino. Quindi sai cosa ho deciso di fare? Di non avere troppe sicurezze, di darmi dei dubbi e di rispettare chiunque la pensi diversamente da me. Quindi ci mancherebbe altro che vengo a dirti questo. I piatti sono moltissimi. Vabbè, dai, te ne cito qualcuno veramente povero. Nelle Langhe, tra la prima e la seconda guerra mondiale, sai, nel 54 Beppe Fenoglio poi scrive La Malora, sì, ma si riferisce a quel periodo lì, La Malora, c'era La Malora, noi eravamo il paese più povero del mondo, e il pranzo nei contadini delle Langhe più o meno era questo: si faceva la polenta, si appendeva un'acciuga con un filo dal tetto che scendeva in mezzo al tavolo, e si passava la polenta sull'acciuga per dargli un po' di sapore, e quando i figli giovani la strofinavano un po' di più c'era il vecchio che li guardava, okay, rimproverandoli. Ecco,
quello è un grandissimo piatto, polenta con un'acciuga consumata attaccata in mezzo al tavolo.